in a situation of crisis, most decisions will be taken in 24 hours. Quando una banca è in crisi, le decisioni vanno prese in 24 ore. Fabrizio Saccomanni lo sa bene per via del suo passato da direttore generale della Banca d'Italia. Per questo è soddisfatto all'uscita della maratona notturna a Bruxelles dei ministri economici che hanno dato il via al secondo pilastro dell'Unione Bancaria, l'autorità di risoluzione per le crisi. Per Saccomanni è un risultato comparabile alla creazione dell'euro, ma ottenuto in meno tempo. L'accordo, che passerà oggi e domani al vaglio dei capi di Stato del vertice europeo, è per sua natura molto complicato e, a dir la verità, contiene ancora qualche elemento di incertezza che potrebbe essere materia di lavoro per il semestre italiano dell'UE nella seconda metà del prossimo anno. Ma andiamo per ordine. Il meccanismo prevede che sia un'autorità unica europea a decidere se una banca scassata deve fallire, essere ristrutturata o quant'altro. La decisione, una volta consultata la BCE, sarà presa in 24 ore, a meno che non si opponga la Commissione europea o il Consiglio dei Ministri. I soldi per ristrutturarla verranno da un fondo comune dove tutte le banche europee ogni anno accantoneranno dei soldi. Questo fondo dovrà avere 55 miliardi in 10 anni e quindi spalmerà il costo dei fallimenti a livello europeo per evitare che i singoli stati si accollino questi costi, il che espone tutta l'eurozona al rischio di contagio. Il problema è capire con che soldi ristrutturare una banca che fallisce prima che questo fondo sia abbastanza grosso. Poniamo caso un fallimento tra 2 o 3 anni. Qui la Germania punta i piedi. Di soldi tedeschi per le banche straniere non ne avrete, dice il ministro delle finanze tedesco Schäuble. Dopo un braccio di ferro con Saccomanni si è arrivati ad un compromesso, con tutti i rischi che i compromessi hanno in Europa. I ministri si impegnano a creare un meccanismo dai contorni ancora nebulosi, in base al quale i singoli stati anticipano i soldi per far fallire o ristrutturare una banca, e questi soldi verranno poi restituiti da un fondo apposito ancora da creare, oppure, come chiede l'Italia, dal famoso Fondo Salva Stati, ESM, cosa che però la Germania non vuole. Tutto questo meccanismo, che entrerà in vigore nel 2015, riguarderà le 130 banche più grandi dell'Eurozona e quelle degli altri paesi fuori dall'euro che vogliono partecipare. Adesso resta solo da capire se il sistema partorito ieri notte avrà o no il fondamentale gradimento di Mario Draghi, il cui discorso è atteso questo pomeriggio ai capi di Stato e di Governo.